Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con Bitpark e vi ricordo il codice sconto che potete utilizzare sul sito. Decoreremo insieme una penna che può essere pensata anche come pensiero per un regalo, come segnaposto anche perché ne esce una cosa carina. E poi prima volevo mostrarvi gli orecchini che ho realizzato nel precedente video. Vi lascerò il link che vi rimanderà appunto al video nell'info box. L'ho realizzato con Rocaille e Super Cheops. Oppure, se non avete le Super Cheops, potete tranquillamente utilizzare le Cheops. E con lo stesso procedimento non cambia praticamente nulla. Quindi vi ripeto, troverete il link nell'info box. Adesso concentriamoci sulla nostra penna. Il codice per trovarle sul sito, per trovare le basi, è questo. Sono due pezzi per bustina, ma ne trovate anche di numero maggiore, ovviamente anche in colorazioni differenti. Allora, ne prendo una. Se volete utilizzarla, basta fare così, girare, si apre, così per chiuderla. E fate attenzione, qui sono le perline ai fori, come ho detto nell'unboxing. Il foro deve essere grandino, altrimenti non entra. Bisogna togliere qui questo cappuccio, diciamo. Prendo questo e lo inserisco per inserirlo come se dovessimo avvitarlo. Ecco, ed entra. Poi inserisco due stelline. Qui, poi la faccina, altre due stelline e il cipollotto. Poi, se vi sembra che tutto rimanga storto, non vi preoccupate perché nel momento in cui poi andiamo a riavvitare, stringiamo verso le perline, si fa pressione e quindi restano poi, diciamo, immobili, non si muovono più, ecco, dobbiamo avvitare semplicemente questo. Sistemiamo prima di chiudere il tutto ed ecco qui la nostra penna. Vi ripeto, è molto carina, simpatica come cosa, ecco, e poi non ci vuole assolutamente nulla per realizzarla. Fate solamente attenzione alle perline. Io sto utilizzando queste in acrilico che potete trovare anche sul sito Bitpark. Ne trovate diverse e fate sempre attenzione ai fori. Quindi io con questa penna molto simpatica vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!